mondo! Buonasera, perché sono le 9 di sera e sono appena tornata dalla spesa. E visto che a un sacco di gente piace lo svuota spesa, ho deciso di fare un video dove faccio vedere il mio svuota spesa e quanto ho speso in totale. Iniziamo subito dalle due Coca-Colline. Oddio, che cascano! E Andrea si è preso sto mega pacco di popcorn gigante che costa la bellezza di 8 euro. Però dice che sono i più buoni, quindi eccoli qua. Oh mio Dio, no, pesa troppo! Qua c'è il mega saccone di tutto quello che abbiamo comprato e poi ci sono anche questi due che faccio vedere dopo. Iniziamo. Ok, bene, iniziamo. Allora, qua c'è la macinata di suino e la macinata di bovino, così insieme facciamo il ragù perché tra poco è domenica e facciamo i cannelloni o le lasagne, devo ancora decidere. Comunque, ragù. Poi abbiamo preso due filetti di salmone, le banane per fare gli smoothie alla mattina. Ah, i savoiardi perché l'ultima volta ho fatto il tiramisù in live per lo speciale 500.000 iscritti e Andrea ha detto che era buono, quindi mi ha chiesto di rifarlo. Quindi ecco qua i savoiardi per rifare il tiramisù. Pane in quantità industriali, così lo congeliamo e ce l'abbiamo sempre. I pavesini, questi qua sono quelli al cacao, ovviamente sono marroni. Non li ho mai assaggiati, quindi proviamo. Poi abbiamo preso questi ravioli rana agli spinaci ricotta e Andrea voleva provare questi qua al brasato. Non ho idea neanche di come si cucinino, sinceramente. Col burro? Non penso. Con la panna? Non lo so. Se sapete come si cucinano questi ravioli al brasato, scrivetemelo nei commenti perché io non ne ho proprio idea. Ma Andrea voleva provarli. Salsiccia rigorosamente piccante perché, boh, semplicemente preferiamo quella piccante a quella dolce, quindi abbiamo preso questa qui che devo dividere in due così la congelo separatamente perché è troppa. Risotti già pronti, lo so, non insultatemi, questi due allo, no, no, due allo zafferano e due pomodori e porcini. Perché, perdonatemi, ma ogni tanto non ho voglia di cucinare, anche io sono umana e quindi questi qua metti l'acqua e in 10 minuti si fanno senza bisogno di. Ecco. Nel mentre io sistemo già, perché sennò ci mettiamo una vita. Lattughino, così perché bisogna anche essere salutari. Frutti della passione, noi li amiamo, sono buonissimi, vengono dalla Colombia, adoro, buonissimi. Mozzarelline, così ora che fa caldissimo, una mozzarella affettata, un po' di pomodoro e abbiamo mangiato. Fantastiche, perfette, le amo. Abbiamo preso la pancetta, quella da affettare, e il guanciale per fare la carbonara. Viene da guanciale stagionato dalla Toscana. Va bene, lo accettiamo. Quattro salse Mutti di quelle piccine perché in due non, se apro quella grande non finisce più e va buttata. Questa qua per noi è la migliore passata da usare. E anche sempre della Mutti, la, come si chiama? Concentrato di pomodoro. Andrea ha avuto la brillante idea di comprare questo latte di mandorla. Concentrato per bevande al gusto mandorla, ideale per ogni occasione. Secondo me non è buono, però diluire una parte di concentrato con 5-6 parti di acqua non lo berrò mai. Mi fa ribrezzo solo a pensarlo, quindi no. Patatine, ho preso queste qua piccoline, così non devo ogni volta aprire il pacco gigante per mangiarne due o tre. E almeno sono più sfiziose, secondo me. Non lo so, è la prima volta che li prendo, quindi vediamo se preferisco così o cos'ha. Grattugiato, questa qua immancabile in cucina ci deve sempre essere perché va su tutto. Per provare abbiamo preso questo sugo pronto ai frutti di mare. Lo so che è più buono quello fresco, però è più comodo, ok? È più comodo. Proverò e vi farò sapere se vi interessa sapere com'è. Ora lo metto in congelatore perché sta già andando male. Panna leggera,
così, e besciamella per la lasagna o i cannelloni. Poi vedremo, però besciamella. Abbiamo preso anche questi peperoncini piccanti che io non mangerò, sono di Andrea. Sicuro che vanno in frigo? I peperoncini? Giura? In frigo, lo so. Sempre Andrea con le sue energy drink. Due. Il mais, ne abbiamo prese tre perché non lo mangiamo così spesso, però è sempre comodo avercelo in casa. Sempre idee di Andrea, ha voluto prendere queste caramelline, quindi abbiamo anche queste. E passiamo alla parte della pasta. Ho voluto prendere questa qua della Molisana, che sono i rigacuori. Ah, che belli! Cioè, sono rigatoni a forma di cuore, non so se si vede in un qualche modo, vabbè. Sono a forma di cuore, sono super cute, non potevo lasciarli lì e voglio fare la carbonara con questi, per forza. Andrea ha voluto esagerare e si è preso un chilo di tortiglioni e non bastava, quindi un altro chilo di tortiglioni. Chi mangerà tutti questi tortiglioni? Non lo so, ma abbiamo 2 chili di tortiglioni, quindi se volete venire a casa mia a mangiare posso cucinare per 3.000 persone più o meno. Poi ho preso i cannelloni, ovviamente, perché se vogliamo farli servono. Avevo già la lasagna a casa, quindi non l'ho comprata. E per finire come pasta abbiamo preso i paccheri. Paccheri lisci, che secondo me con il sugo ai frutti di mare viene... Muah! Ho preso per pulire i Swiffer, quelli bagnati. Sono 40, erano in azione, quindi no, in azione si dice solo in Svizzera, in italiano si dice in saldo, promozione, non so. Comunque costavano meno di quanto costano solitamente e quindi ho detto, secondo sacco, ho comprato queste patatine che ho già mangiato perché stavo morendo di fame. Yogurt Activia, i più buoni. L'Activia è la migliore per gli yogurt, chi dice il contrario mente. Una mini anguria, perché quelle grandi non ci stanno altrimenti nel nostro frigo, quindi piccolina, che siamo in due e va benissimo. Speriamo sia buona. Come? Ma? Un cestino di albicocche. Devo essere sincera, non ho mai mangiato le albicocche. Sono strana? Sì, ma non le ho mai mangiate e quindi non ho idea se mi piacciono o meno. Anche perché quando ci sono tipo i succhi e quelle robe lì all'albicocca io non li prendo mai. Quindi davvero non ho idea di che gusto abbiano questi frutti. Ma ho un cesto intero per scoprire se mi deliziano oppure no. Torta facile e indolore da preparare perché non ho voglia di fare quelle super mega iper laboriose. Questa puff, metti dentro le uova, mix, è fatta. 2 succhini, uno all'albicocca e uno alla pera. Andrea beve queste cose, a me non piacciono. Sono strana forse, vabbè, comunque. Poi questi due sono proprio i gusti che odio più di tutti. Grazie Andrea che pensi a me. E per finire, abbiamo praticamente finito. Abbiamo preso questo, questo e questo, che forse vi interessa un po' meno, ma fa parte della spesa, quindi per il totale perfetto della spesa sapete che c'è dentro anche questo. Il Pantene Shampoo, il Garnier Ultra Dolce Shampoo Idratante e il Lenor l'ammorbidente per lavare i panni. Ah, mi stavo dimenticando. Una cassa da 6 di bottiglie di San Benedetto alla pesca. Abbiamo finito, ora vi dico quanto ho speso. Per un totale di... Oh! Ah, se ve lo steste chiedendo, la spesa l'abbiamo fatta all'Iper. E abbiamo speso in totale 158,90 euro. Calcolando che comunque ci sono tutte le riduzioni della carta fedeltà. Non so se si vede. Dov'è? Qua. No, sì, qua. 158,90. Fate voi, avete visto tutto quello che ho preso? Vi ho fatto vedere letteralmente tutto e fatemi sapere se è tanto o poco. Calcolate che più o meno questa spesa ci dura almeno 3 settimane. Più o meno. Poi ovviamente la verdura e quelle cose lì che scadono in fretta le compro giornalmente se servono, quando servono, quindi non ci sono. E niente.
fatemi sapere. È la prima volta che faccio una tipologia di video così, quindi non ho idea se vi interessi o meno. Fatemi sapere se vi interessa, così lo so, oppure se è stato un video inutile che potevo evitare di fare. Anche questo vorrei saperlo, fatemelo sapere, perché non sono sicura che sia nel vostro interesse sapere cosa mangiamo io e Andrea a casa, la sera o a pranzo. Vabbè, fatemi sapere se vi interessava o meno questo video. Io vi mando tanti tanti bacioni. Se siete arrivati fino a qua, commentate con la parola albicocca. A questo punto direi che è la parola più giusta per questa spesa, albicocca. Ciao amori!